È stato il Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana, a inaugurare il Festival Francescano che per la sua 7ª edizione fa tappa a Bologna in Piazza Maggiore fino a domenica 27 settembre. Il poema composto da San Francesco d'Assisi è anche un programma economico, sociale e politico, lo stesso affrontato quest'anno dal Festival Sorella Terra, tema scelto come prosecuzione del messaggio contenuto nell'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, il rapporto fra uomo e natura, creatura e creato e la crescita sostenibile. Il Festival Francescano è fatto per avvicinare le persone che abitualmente non vengono nelle nostre chiese o nei luoghi nei quali noi viviamo, per cui essere nelle piazze e rispondere anche alla chiamata di Francesco prima, ma anche di Papa Francesco ora, di essere in mezzo alla gente, stare con loro. È un invito che ci viene prima di tutto dal Vangelo, ma poi l'esperienza stessa di San Francesco, che tra l'altro proprio qui in questa piazza Bologna venne 8 secoli fa per incontrare la gente di Bologna, per portare pace. Credo che, come dice Papa Francesco, bisogna riscoprire questo andare con semplicità tra la gente, perché per portare una buona notizia. E questo spirito era ben chiaro già da stamattina all'apertura del Festival in Piazza Maggiore, la stessa piazza dove San Francesco nel 1222 pronunciò una memorabile orazione contro la guerra. Giochi e laboratori creativi per bambini, stand con i prodotti che arrivano dalle missioni dove i francescani sono presenti in tutto il mondo e anche in Italia fra i più bisognosi. Da sempre ci occupiamo di bambini, di case d'accoglienza per minori in difficoltà. Sono oltre 100 le iniziative che si svolgeranno fino a domenica in Piazza Maggiore e tanti gli ospiti che approfondiranno il tema Sorella Terra, da Massimo Cacciari a Romano Prodi, da Alex Zanotelli a Pupi Avati. A dare il via alla serie di conferenze sulla tutela delle risorse del pianeta, il presidente di CAB e il fondatore di Last Minute Market, Andrea Segre. C'è un nuovo modello che si deve applicare, che metta assieme l'ecologia e l'economia, però in un rapporto inverso. Cioè l'ecologia, la natura, le risorse naturali che sono il suolo, l'acqua, l'energia, la nostra casa grande, l'ambiente, il pianeta, devono contenere la casa piccola, l'economia. Del resto la definizione di economia è proprio questa, la buona gestione della nostra casa. Non ha senso il contrario. E questo star dentro dell'economia, nei limiti della natura, forse è il grande messaggio di Papa Francesco. Una volta disse il cardinale Biffi, è una l'Emilia Romagna è una terra di persone sazie però non soddisfatte, no? Ecco, noi vogliamo cercare di dare un contributo a che il buon cibo dell'Emilia Romagna diventi anche buon cibo per le persone, in particolare per coloro che da mangiare sotto tutti gli aspetti ne hanno poco.